buongiorno a tutti. Vi do il benvenuto nel canale della nostra scuola. Io sono Gabriele e oggi intervisterò i miei compagni. Elisa, cosa ne pensi della nostra scuola? Penso che sia molto bella e cioè soprattutto per gli amici e c'è la cosa di dire anche ai miei amici. Grazie Elisa. Cosa ne pensi invece tu, Anna Sofia, della nostra scuola? È molto bella, anche i professori sono molto gentili. Prima ero un po' spaventata e dopo però mi sono tranquillizzata. Dopo che hai visto tutti i tuoi compagni? Sì. Grazie. Yuri, invece tu cosa ne pensi? Questa scuola è molto bella, si fanno molte attività anche extrascolastiche fuori dalla scuola, di quasi tutte le materie e mi trovo molto bene. Grazie, Yuri. Giorgia, com'è stato passare dalla scuola elementare alla scuola media? Sei stata spaventata o sei stata molto tranquilla? Ero spaventata ma anche curiosa di sapere come sarebbe stata la scuola e volevo sapere con chi mi sarei trovata in classe. Quindi dopo tutti abbiamo aspettato dall'estate il momento di arrivare a settembre. Grazie. In questa scuola si fanno molte attività. Quali preferisci, Laura? L'arte, l'informatica e l'attività motori. Anche nell'attività motoria, in arte, si fanno molti progetti, molti manufatti in arte e delle molte attività anche extrascolastiche, come aveva detto prima Yuri, e fuori dalla scuola in attività motoria. Vero, quest'anno c'è stata la corsa campestre e in arte abbiamo fatto dei manufatti. Che manufatti abbiamo fatto, Laura? Il presepe. Sì. Grazie Laura. Cosa ne pensi delle materie, Francesca? Allora, le materie sono molto interessanti, però a volte tipo abbiamo delle materie un po' pesanti alle ultime ore e siamo un po' stanchi e non ce la facciamo, però sono molto interessanti. Cosa si potrebbe migliorare di questa scuola, Anitta? Secondo me bisognerebbe aggiungere alcune ore di alcune materie, ad esempio in francese o in informatica, e poi bisognerebbe avere un'aula per il disegno tecnico, per ad esempio i banchi inclinati, per disegnare meglio. Grazie Anitta. E tu Federico, cosa ne pensi a proposito? Secondo me si dovrebbero fare iniziare anche le lezioni in giardino, quando c'è bel tempo. Ok, grazie per stare a contatto con l'aria aperta. Grazie. Anna Sofia, invece tu consiglieresti la nostra scuola ai tuoi amici? Sì. Vero, anche il rapporto con i professori è un legame, cioè che non sembrano così dei professori, sembrano più dei professori. Sì. Perché in fondo loro sono tipo i nostri secondi genitori, perché passiamo la maggior parte del tempo anche con loro. Grazie. La nostra intervista si conclude qua. Spero di aver colto tutte le notizie più importanti. Grazie per averci ascoltato e seguiteci nelle future interviste nella nostra scuola. Ti sei dimenticato?